Introduco l'ultimo relatore, Giorgio Cavallo, 15 anni consigliere regionale, 10 anni assessore all'urbanistica di Udine, stato presidente di Legambiente. Negli anni 40. Negli anni 40. A cui chiediamo se queste trasformazioni sono irreversibili oppure no. Naturalmente questa è la domanda da 100 milioni di euro, si potrebbe dire. 50, dicono loro. No, per fare una battuta, ma poi anche leggendo giornali all'alba viene fuori un po' che questo problema, cioè quello di capire in che modo operare di fronte alla situazione di previsioni urbanistiche attuali si possa fare, diciamo un elemento fondamentale. Diciamo che questo tema è un tema controverso, cioè il problema è di come si possa cambiare destinazione di aree edificabili in non edificabili quando si trova di fronte a diversi momenti dei procedimenti amministrativi che possono permettere di attuare le previsioni urbanistiche. E, diciamo, i discorsi fatti prima dai relatori sono importanti perché a monte deve esserci una valutazione consapevole che quella proposta di trasformazione territoriale che è nei piani non è più adeguata al momento attuale, cioè ci sono delle motivazioni profonde che fanno ripensare a quello che in qualche modo era il modello precedente di interpretazione di governo del territorio per una realtà e non per l'altra. E quindi non si tratta di tornare indietro, ma semmai di rinnovare insomma, gli strumenti interpretativi e conoscitivi di cui disponiamo e fare altre scelte urbanistiche. Allora su questo diciamo ci si comincia a muovere. L'esempio del comune di Cormons è comunque un esempio di gestione diciamo locale di un tema che ha una certa dimensione. L'attuale piano che è stato adottato dal comune di Udine prevede una forte riduzione di aree edificabili ed è nel rapporto ormai di procedura tra l'adozione e l'approvazione. Comunque, diciamo, su questo tema noi siamo in Italia, ci sono momenti in cui questi temi vengono portati all'attenzione delle autorità amministrative, degli organi amministrativi e giudiziari e ci sono molte soluzioni, cioè parlando insomma con chi si occupa di questi argomenti, diciamo che a ragionare su queste cose trova una certezza solo dopo la sentenza finale, no? Quindi diciamo qualsiasi aspetto e questione particolare che poi porti ad un contenzioso può essere evidentemente valutata oggettivamente solo alla fine del procedimento amministrativo. Però ci sono alcuni principi di fondo, insomma. E io, diciamo, cercando di lavorare su questo, faccio riferimento innanzitutto a, credo che sia una delle ultime sentenze del Consiglio di Stato, che è del febbraio del 2011, su un caso evidentemente di trasformazione diverso, in quanto diciamo, c'è stato un diniego da parte dell'amministrazione con cambiamento del piano regolatore poco prima della concessione del permesso di costruire, tanto per capirci di una situazione di edificabilità. Il processo diciamo, è andato avanti al TAR e poi al Consiglio di Stato e ne sono venute fuori delle conclusioni che evidentemente in quel caso l'amministrazione era libera di decidere senza motivazioni specifiche su quell'area anche la non edificabilità di quel suolo perché rientrava in una sua discrezionalità di interpretazione complessiva del territorio. Leggo questo pezzo perché può essere forse significativo, insomma. Per consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, le scelte effettuate dalla pubblica amministrazione in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un'amplissima valutazione discrezionale che nel merito appaiono insindacabili. E sono sindacabili solo per errori di fatto, per abnormità o irrazionalità.
In ragione di tale discrezionalità, l'amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella predetta sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l'impostazione del piano. Questo è, diciamo, il concetto generale. C'è una postilla che è importante per la realtà di grado, in realtà, cioè nel sempre riguardo dicono, giova rammentare, che le scelte adottate per ciò che attiene la destinazione delle singole aree non necessita di una specifica motivazione, se non nel caso che la scelta vada ad incidere negativamente su posizioni giuridicamente differenziate, ravvisabili unicamente però nell'esistenza di piani e o progetti di lottizzazione convenzionati già approvati o situazioni di diverso regime urbanistico accertate da sentenze passate in giudicato. Cioè, questo significa che c'è libertà comunque per l'amministrazione di modificare il piano, salvo che nel caso in cui il procedimento attuativo del piano sia stato in qualche modo in uno stato avanzato e ci siano in corso delle convenzioni o altri atti, qui stiamo parlando, in alcune, tanto per essere chiari, nell'ambito del piano relativamente alla Sacca dei Moreri ci sono delle convenzioni in atto, nel piano per quanto riguarda la lottizzazione ex Valle Cavarera c'è un accordo di pianificazione, mentre il piano attuativo è decaduto. Quindi ci sono delle situazioni giuridicamente in qualche modo rilevanti per cui l'amministrazione, secondo questo quanto le, nel momento in cui decide di modificare le proprie scelte su quel territorio deve motivarle specificatamente su quelle aree, per quanto riguarda quelle aree. Leggo la parte finale. Allora, in linea generale, che la preesistenza di destinazione urbanistica non impedisce l'introduzione di previsioni di segno diverso in virtù dell'esercizio di un ius variandi pacificamente riconosciuto all'amministrazione. Ed inoltre, in questo caso, la posizione dell'appellante non è, diciamo, adeguata. Ecco, da questo ne derivano alcune conseguenze, insomma, per quanto riguarda la realtà nostra, e cioè che a me pare, ecco, da questo primo elemento, poi ce ne sarà un secondo, che la posizione della lista libera, cioè quella di dire andiamo ad una fase di ricognizione complessiva delle necessità urbanistiche e più in generale il tema del governo del territorio per l'area di grado, facendo quindi, proponendo nuove direttive ed un nuovo piano urbanistico, credo sia la sede giusta per porre questo tema, e quindi e sia anche praticabile. Questo, io, diciamo, di questo ne sono convinto, ma credo che sia, insomma, un po' una conseguenza logica. Rimane il problema di come queste posizioni giuridiche differenziate e esistenti si rapportano a questa nuova fase, insomma, in qualche modo. E questo riguarda un tema che credo sia posto anche forse all'attenzione nell'intervista oggi del sindaco sul piccolo, diciamo, in qualche modo parla di questo tema. Quant'è che può costare all'amministrazione di grado avviare un percorso di questo tipo? Ci sono stati in passato degli esempi, diciamo, che pesano, no? Rispetto ad una questione, mi pare, relativa alla città Giardino, ma in questo caso, ecco, qui entriamo in un campo da approfondire. Io dico il mio parere sulle due vicende, così alla luce di anche altre sentenze che riguardano effettivamente piani già con lottizzazioni già convenzionate che sono state modificate, ne ho alcuni, se poi serve andare a cercarle, è un terreno sul quale è necessario evidentemente lavorare con molta cautela, quindi ci sono casi precisi di piani di lottizzazione convenzionati che sono stati modificati e non sono stati più resi edificabili con sentenza del Consiglio di Stato che ne convalida la situazione. Il campo invece del ristoro delle situazioni preesistenti è un tema importante. A mio parere le due situazioni, così in prima istanza, dei Moreri e della Valle Cavarera sono profondamente diverse. Nel primo caso c'è una convenzione in atto, c'è ben vero una variante in corso di approvazione, ma c'è anche una serie di lavori di infrastrutturazione conseguenti alla convenzione che sono stati fatti, fino al, diciamo, permesso di costruire
della realtà privata, si può tornare indietro, però chiaramente tutto quello che è stato fatto deve essere ristorato, insomma, tanto per capirci. Esiste quindi un problema di valutazione di questo tipo. Per quanto riguarda invece la Valle Cavarera, ci troviamo di fronte ad una situazione diversa, in cui c'è un accordo di pianificazione contestato, che ha avuto mille vicende, su cui alla fine interviene il commissario, non entro nel merito del giudizio sull'operato, ma diciamo esiste questo, è stato firmato, e credo che in questo caso si possa tornare indietro, naturalmente, ma pagando unicamente le spese relative agli atti conseguenti all'accordo di pianificazione, che sono atti di progettazione sostanzialmente, non atti di diciamo di intervento sul territorio. Ecco, una cosa che dalle sentenze mi pare di poter escludere è che non c'è nessuna vicenda che dica che si debba ristorare del mancato guadagno in relazione al cambiamento del valore dei terreni. Questo non esiste. Questo semmai è un rapporto privatistico su cui c'è un bel po' di casistica su cosa succede dei contratti di compravendita tra i privati per quanto riguarda i terreni. Cioè, io ti ho venduto un terreno non edificabile, che poi diventa edificabile facendotelo pagare poco. In questo caso siamo in un campo in cui diciamo anche spesso interviene il giudice penale per vari motivi. Ma supponiamo, nel caso in cui io ho comprato un terreno preedificabile, ti ho pagato tanto e adesso non è più edificabile, quel contratto può, anche se non lo diceva esplicitamente nel contratto stesso, può essere messo in discussione, quindi sia per annullamento sia per una rinegoziazione del costo del contratto. Questo è in qualche modo quello che a me pare di aver visto, di avere in qualche modo trovato in una analisi, insomma, di documentazione e di esempi, però partendo da un principio di fondo, insomma, della sovranità dell'amministrazione comunale, nella sua potestà evidentemente di gestire la materia urbanistica nei limiti determinati dalle leggi regionali e statali. E qui siamo di fronte ad una situazione di totale disastro, perché ad una mancanza di riferimento quadro nazionale c'è una totale incertezza a livello regionale, dove oggi diciamo continua a vivere una legge di quando ero giovane io, e che insomma in qualche modo ho seguito adeguatamente in consiglio regionale, perché nel frattempo tutti i cambiamenti urbanistici che erano stati fatti sono stati annullati. E questo quindi è una situazione in cui le difficoltà delle amministrazioni locali sono forti, perché evidentemente si trovano oggi a reggere anche dei rapporti difficili con gli operatori che puntano a determinare determinate possibilità sul territorio. A questo aggiungo una postilla finale, così, che interessa molto come associazione e che in qualche modo credo possa anche interessare il proseguo, insomma, dell'attività di chi opera qui a Grado. Cioè, noi ci troviamo di fronte ad un tema che è quello della variante 15, insomma, che tutti conoscete, cioè quella dell'approvazione della variante relativa alla Valle Cavarera, in cui diciamo gli atti dell'amministrazione per mano del commissario hanno determinato diciamo così un procedimento in cui questa variante al piano regolatore viene definita non sostanziale e quindi non sottoposta a valutazione ambientale strategica. Questo discende da una potestà per cui l'autorità, diciamo, procedente e coincide con quella competente, e la legge regionale praticamente prevede questo, e per cui un comune dice: beh, faccio una valutazione generale di screening cosiddetta, e comunque dico che quella variante non è sostanziale e mi libero del procedimento della valutazione ambientale strategica. Credo che questa cosa, al di là di problemi giuridici, su cui soprattutto in Lombardia c'è stato in passato un esempio che si è concluso male purtroppo, poi in quel caso il Consiglio di Stato, per cui sulla illegittimità proprio della esistenza del fatto che uno si approva le cose che lui propone, tanto per capirci,
ma sicuramente questa dichiarazione di non sostanzialità credo sia un qualcosa di profondamente in contrasto, ecco, con la direttiva europea istitutiva della valutazione ambientale strategica. E accanto a questo c'è anche un'altra questione che nella nostra regione viene sviluppata, mentre peraltro in Lombardia è diversa, cioè che la valutazione ambientale strategica, il rapporto ambientale, viene discusso a valle dell'adozione qui da noi, quindi quando ormai il procedimento è pressoché concluso. Questo vale per tutti i comuni, anche il comune di Udine. In questo momento siamo venuti a stiamo a lavorare con la collaborazione ambientale strategica, a fare le osservazioni al rapporto ambientale. Il 9 novembre scadono le osservazioni e le opposizioni, il 16 novembre scadono le osservazioni. Figuriamoci se sulla base magari di osservazioni importanti l'amministrazione poi decide di riaprire il procedimento. Ecco, queste due questioni, oltre ad altre, insomma, oltre al fatto che la regione non ha ottemperato la disposizione del decreto legislativo 152, che in qualche modo impone alle regioni di legiferare in materia di valutazione ambientale strategica, io credo che la nostra regione è in una situazione di infrazione rispetto all'Unione, alla direttiva dell'Unione Europea, e che quindi è opportuno che dove si presentano questi casi si faccia una segnalazione all'Unione Europea per eventualmente perché venga aperta una procedura di infrazione. E quindi teniamo conto che forse su questo piano esiste una possibilità di procedimento che possa essere annullato. Devo dire che poi, tra l'altro, gli atti di cui state parlando, mentre per la Sacca dei Moreri credo che stia concludendosi la fase di valutazione ambientale strategica, per i piani relativi alla Valle Cavarera, successivamente dovranno aprirsi tutte le fasi per il piano particolareggiato, anche qui la fase di valutazione ambientale strategica, e poi per le opere teoricamente anche la valutazione di impatto ambientale. Siamo di fronte quindi ad un complesso, insomma, di attività su cui è importante che non avvengano nel chiuso degli studi dell'amministrazione o degli studi dei professionisti, ma che diventano un momento di riflessione collettiva, e che su questo si possa anche portare eventualmente ad una modifica dell'attuale interpretazione del territorio.